ti diamo qui il nostro secondo spazio informativo, ma adesso ancora notizie da ascoltare però con un sorriso, perché è il momento di dare la linea Anduccio in tournée a Toronto e dunque news italo-canadesi, quelle che ci propone oggi nelle sue chiacchiere del mattino. Buongiorno regione da Toronto e Canada, mentre voi state in Italia sono quasi le 8 della mattina, io sto a Toronto, no a Taranta, ci sono stato già e sono quasi le 2 la notte. E grazie al nostro cameraman Stefano che salutiamo, bene, Stefano è in Italia ma mi riprende qui a Toronto, mi raccomando fammi bello perché siamo lontani. Come sapete anche qui a Toronto le notizie che vi posso dare sono poche perché la carta è finita pure qua, però abbiamo sempre che stiamo, ecco, vedete, sulla tavoletta abbiamo tutto quello che ci serve. Grazie alla tavoletta vi darò alcune novità dall'altra parte dell'oceano, volevo mandarvi qualche video di qualche spettacolo, però io la tavoletta non la so usare tanto. E quindi solo qualche foto a un passante, tra l'altro solo sono sfocate e sono solo della prima serata di Montreal. Invece sfogliando i giornali, la prima notizia che Corriere Canadese, qual è? Ancora veleni nella campagna più lunga. Io ho chiesto di portarmi a questa campagna più lunga invece della campagna elettorale. Come vedete anche in America e come in Italia quando c'è campagna ci sono veleni. Altra notizia invece è maltempo, bollettino da guerra. Dico scusate, ma sono 5 giorni che fa il sole, ma dice no, purtroppo questa notizia è italiana. La notizia invece che ha fatto sorridere tutti gli italiani, specialmente gli abruzzesi, l'abbiamo presa sempre sul Cittadino canadese ed è l'economia cresce, giù le tasse. Guardate, questa è stata la battuta fondamentale di tutta la mia tournée. La sera si rideva più di tutti con questa battuta. Sapete che ha detto Renzi? Ha detto, finita la crisi, penseremo alla crescita. Brunetta ha risposto, meno male, era ora. A proposito di Brunetta, non so se avete saputo, qua circola ovviamente una notizia falsa. Brunetta che ha subito un attentato, ma grazie a Dio si è salvato perché hanno sparato solo ad altezza d'uomo. Ad Hamilton, ecco, Hamilton è vicino Toronto, il mio amico Pino, che qui vedete nella foto dello spettacolo di ieri sera proprio, ha inventato una cosa eccezionale. Facciamo vedere un filmato, è una macchinetta per denocciolare, ho detto in dialetto, per snocciolare la livandossa, la liva, ecco, per fare olive all'ascolano. Questo è un denocciolatore che non lo denocciolo, è diverso, lo snocciolo tonno a tonno, proprio in giro tonno a tonno come si fa a mano. Beh, è grande iniziativa e facciamo tanti in bocca al lupo a Pina la sua invenzione tonno a tonno, quasi come fosse fatta a mano. Un'altra notizia, questa invece è un abruzzese di quelli doc, vedete? Ecco, un abruzzese ha inventato il muletto multifunction hand truck. Ve lo traduco dal vivo. Un muletto, carrello, elevatore, praticamente una carriola, ecco, che riduce, attenzione, il peso del carico spostando la leva, il fulcro e il punto d'appoggio. Avete capito? Che scienziati teniamo qua, eh? Insomma, questo qui è un grande figlio di Galileo. Se invece il discorso cade sulla sanità abruzzese, ecco, vedete che dicono in America, in Canada, come risolverà il problema della sanità il nostro assessore Paolucci, che vediamo nella foto, che è di Tollo? Bene, essendo l'assessore Paolucci di Tollo, secondo i canadesi, risolverà il tutto in questa maniera qua. E allora, buongiorno regione, da Toronto col vino, ci rivedremo a Taranta con l'acqua. Saluti al sindaco e statevi bene tutti quanti. Ciao!
L'appuntamento con Duccio per mercoledì prossimo e ora una selezione degli appuntamenti previsti oggi in Abruzzo.